Salve a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il telegiornale sportivo di Per Sempre News. Calcio. La prima semifinale dell'Euroderby ha visto l'Inter sovrastare il Milan con un netto 2-0. Gol di Dzeko all'ottavo e di Mkhitaryan all'undicesimo hanno dato consapevolezza e forza agli uomini di Inzaghi. Il ritorno si giocherà martedì 16 maggio alle ore 21. L'Inter ha preso anche un palo con Kolanoglu, così come il Milan con Tonali. La Corte federale di appello della FIGC ha fissato per lunedì 22 maggio l'udienza per la rivalutazione delle sanzioni alla Juventus per il caso Plus Valenze. Ciclismo. L'australiano Caden Groves ha vinto in volata la quinta tappa del 106esimo Giro d'Italia. 171 km da Atripalda a Salerno, segnati da pioggia e dalle cadute. Groves, superate tutte queste difficoltà, si è imposto allo sprint su Jonathan Milan, vicinissimo al bis dopo il trionfo di San Salvo della seconda tappa e al danese Mads Pedersen. Oggi la sesta tappa che partirà da Napoli per raggiungere nuovamente il capoluogo campano. La squadra Soudal Quick Step ha dichiarato che Remco Evenepoel presenta un ematoma muscolare e una contusione all'osso sacro a seguito delle due cadute avvenute durante la quinta tappa del Giro d'Italia. Atletica, il campione olimpico e primatista europeo Marcel Jacobs farà il suo debutto stagionale all'aperto a Rabat domenica 28 maggio. Al Meeting International Mohamed VI d'atletismo nella seconda tappa della Wanda Diamond League. Il velocista delle Fiamme Oro si misurerà immediatamente con i concorrenti più competitivi, tra cui il campione del mondo Fred Kerley, USA, già presente nella massima competizione mondiale a Doha, con un tempo di 19,92 nei 200 metri. Tennis. Fabio Fognini conquista il secondo turno degli internazionali d'Italia, battendo in tre set Andy Murray. L'azzurro ha vinto con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-4 in una battaglia di 2 ore e 52 minuti sul centrale del Foro Italico. Elisabetta Cocciaretto si sbarazza in 6-3, 6-0 in appena 68 minuti di gara della statunitense Lauren Davis, numero 53 WTA, riscattando la sconfitta di gennaio scorso nel finale di Hobart. È già finito il cammino invece di Lucia Bronzetti agli internazionali di Roma. La tennista romagnola ha perso il primo turno in tre set, 3-6, 6-3, 3-6, contro la montenegrina Danka Kovinic. Vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima.